Invece Patrick Chan è arrivato molto sereno, ha detto che è riuscito a rimanere tranquillo, non voleva sentire ovviamente cosa stava succedendo in pista e era ovviamente soddisfattissimo. Lo stimolo per lui era prendere il titolo consecutivamente, c'è riuscito. C'è riuscito, sì. È vero che, come abbiamo detto, le polemiche stanno crescendo, crescendo Montando, sempre più, certo. montando, anche su Facebook, dove ormai abbiamo un colloquio con i nostri ascoltatori ed è anche piacevole averlo così, abbiamo un po' un feedback di quello che è Certo. la loro opinione. Vedo che molti concordano con la nostra idea, che almeno il libero, aspettava in qualche Takahashi. modo Takahashi. Era meraviglioso, è meraviglioso. Sul ghiaccio Natalia Popova, atleta di 18 anni, rappresentante dell'Ucraina, lei è ventesima dopo lo short. Bel triplo flip doppio trollo. Triplo Tolu. Un po' meglio è andata per Natalia Popova, decisamente meglio delle concorrenti che l'hanno preceduta, anche
ancora non siamo a dei livelli eccezionali, però no, si è difesa bene, devo dire. Era anche l'atleta di questo Natalia gruppo che aveva il miglior piazzamento nello short program, 20esima con 46 e 60. Intanto proprio con Franca stavamo guardando i posti che si sono stati delineati con la gara del mondiale di oggi per gli uomini. Balza subito agli occhi il solo posto per la Russia, poi ci saranno 3 posti per il Canada, 3 per il Giappone, 3 per la Francia, 2 per la Repubblica Ceca, 2 per il Kazakistan, 2 per gli Stati Uniti, perché non è assolutamente riuscito al tentativo di portarne di nuovo 3, Spagna 2. E poi ci sarà la Russia con un solo posto, veramente una debacle totale, una debacle incredibile per la Russia. Sì. Cioè, guarda quante nazioni che ne portano 2 e 3, addirittura in 3 nazioni ne possono portare 3. Cioè, straordinari. Tra l'altro saranno i mondiali 2013, giusto Franca, dimmi se sbaglio, a dare i numeri, le qualificazioni per Sochi 2014, è giusto? Esatto, saranno quei mondiali, i mondiali del 2013, quindi quelli di London, Ontario, a qualificare non l'atleta ma la nazione per l'Olimpiade, e funzionerà con lo stesso criterio, cioè il criterio attuale è se il piazzamento dei primi due partecipanti fa meno di 28, totale la somma dei due fa meno di 28, si possono portare 2 partecipanti. Se il totale fa meno di 13 si possono portare 3 partecipanti. Dopodiché si qualificheranno in questo modo 16 nazioni, okay. Cioè 16 posti, dopo questi 16 posti ci sarà una gara ulteriore di qualifica per riuscire a qualificare eventuali nazioni che sono rimaste escluse. Ed è stata già decisa quale sarà la gara? La gara di solito o è Oberstdorf, la prima gara di Neverland Trophy, oppure una gara più avanti. Ma è Neverland Trophy, è stato già deciso.